Vania Mitrano per Chuck, per I migliori giorni con Max Tortora e Paolo Calabresi. Il film sarà in sala dal 1 gennaio. Io sono Calabresi e tu sei Torto. Io sono Vania. E lei è Vania. È opportuno chiarirlo perché così... Un film a episodi, il vostro episodio riguarda un giorno particolare, il giorno di Capodanno. Ecco, intanto se potete parlarci di questo episodio, come si sviluppa, e poi i vostri personaggi che sono un po' particolari. Particolari, altro che particolari. Beh, intanto Capodanno lo sappiamo tutti, per tutti quanti, è stato sempre un giorno in cui ci si tuffa in questo obbligo di divertirsi. Bravo. Che è terribile per quanto mi riguarda. Io Capodanno vorrei passare proprio a casa all'età di 10:45 per come sono fatto io. Qui si parla però di un Capodanno particolare, perché c'è un incontro per lui inaspettato, perché io sono il suo ex autista tuttofare, che conosce tutto il suo passato e i suoi segreti, e lui è un imprenditore dei che giorni vuole nostri. Attraverso un atto di beneficenza con i meno abbienti durante la notte di Capodanno, fare bella figura con i media, cioè essere ripreso in questo rito dove lui si concede ai meno fortunati, ma purtroppo mi capita lui e mi rovina tutto, ma si può dire di più perché poi svegliamo un po' tutto. Però è un episodio tipico del senso totale del film, perché... Sì. Si parla di un'ipocrisia, diciamo, tipica delle feste che spesso. Una domanda per Max. In siccità eri un senza tetto, un piccolo imprenditore che era fallito col Covid ed era finito per strada. Ora sei un ricco imprenditore a fianco di una persona invece più indigente, resa indigente, un disperato, come pure un disperato, resa indigente. Ecco, come hai vissuto questi due personaggi, questo un passaggio da un ruolo a un altro? Così intanto, secondo me, il fatto che io faccia l'imprenditore, o che se la passi bene o che se la passi male, vuol dire che, insomma, una certa connotazione, il famoso physical role, no? Che... E quindi questo, insomma, le caratteristiche ci sono, anche fisiche, diciamo. E poi vabbè, passo, ecco, da un imprenditore fallito a uno più bravo, a uno che invece millanta, insomma, ma comunque sempre lì restiamo. E non c'è un passaggio, perché c'è una linea che li unisce. Questa. L'imprenditore comunque è quello che si deve sempre arrabattare, o che gli dica bene o che gli dica male. E invece, Paolo, il tuo personaggio è un personaggio che tutto sommato cerca una verità. Ecco, mi chiedo, giustizia, verità, che significato hanno dal punto di vista di una persona come, appunto, questo senza tetto? Ma più che altro si cerca una giustizia terrena, diciamo, che non troverà. Che non è possibile trovare, cioè alla fine si ride di una disgrazia pesante, come nelle vere commedie all'italiana di una volta. Questa è anche una nota molto positiva, secondo me, del film. E questa è una di quei temi che viene fuori più nettamente in questo episodio. Cioè è un uomo che cerca una compensazione di tutti i dolori e le ferite che ha ricevuto nella vita, anche per colpa di gente come questa. E difficilmente riesce a vincere la battaglia, se non a costo di cose molto traumatiche. Perché questi devono essere per forza i migliori giorni? Se questi sono i migliori giorni, figuriamoci i peggiori. Bene, io vi ringrazio, vi ringrazio anche di questo episodio del film in uscita il 1 gennaio, I migliori giorni. Max Tortora e Paolo Calabresi. Grazie. Grazie a voi.